Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi parleremo di Ira Jespica, Ira Jespica e di Emi Buono. Due cose inutili, permettiamola inizialmente. Soprattutto che mostrano culo e tette. Quindi due classiche donnette, la quattro soldi che mostrano il culo e le tette. Quello massimo con le donne, la maggior parte oggigiorno, mostrano solo il fisico. Perché senza quello non varrebbero un accidente. Ira Jespica ha fatto una carriera da attrice. Diciamo attrice, tra virgolette, mostrava sempre culo e tette nei film panettoni di Avere Laurentiis, quasi sempre. Ricordo il Natale sul Nilo, non mi ricordo che cazzo ha fatto, comunque Natale qualcosa. Faceva parte dell'amante di De Sica, una recitazione da cane, senza offesa per i cani, che il cane dovrebbe recitare molto molto meglio, con tutto rispetto per il cane. Adesso ha deciso di sbancare su OnlyFans, nuovo sito, lo chiamano, le femministe lo chiamano il nuovo progresso delle femmine, il nuovo delle libertà di lavoro. Mi chiamo proprio puttane, direttamente, mignottismo digitale. Molte donne qua sopra mettono i loro contenuti pornografici con altri uomini, oppure ancora meglio, senza neanche sporcarsi le mani, mettono il loro nudo, artistico o meno, e i vari pipparoli si iscrivono a questo mensilmente, mi sembra che si paghi una, non so quanto si paga, comunque un bel po' di soldi, per stare collegato al suo sito, e vedere, magari, poi paghi ovviamente, paghi anche la foto, il video che ti mandano, e anche la chat, di tutto. Per parlare con queste decese in terra, devi tu pagare per chattare, un ciao, come va, sempre solo l'ordine, sempre vedi, tra l'altro. Dopo chiamata costa, la conto costa 1.000 euro la videochiamata. Pensa quanto la gente deve essere sfigata o frustrata per arrivare a questi livelli. Sono frustrata, ma sfigata proprio, a livelli proprio pipparoli, sfigati. Perché dai, non si giudichi i pipparoli, perché sono pipparoli anch'io, perché quando non sono fidanzato, non scopo con qualcuna, giusto forza di cose, faccio le pippe, ma io lo faccio per i cazzi miei, senza bisogno di arricchire qualcuno. Cioè, fosse proprio il degrado di me stesso che arrivasse al punto di masturbarmi su una donna a pagamento, che non vedrò tra l'altro mai, non scoperò mai, perché questa maggior parte di queste donne tu non le scopri, a meno che cacci il 10.000, il 20.000 euro, che queste laide si concentrano, si fanno un culo così, giustamente, a chi offre di più. Però la maggior parte dei pipparoli sono gente che ha pipparoli in modo dolce, la ci fa anche pena, dei vari sfigati pipparoli. Diciamo che questi qua, la maggior parte, sono gente che sono povera, operaia, che altro, che hanno sti vizi, non riescono a trovare una donna, perché magari oggi le donne sono molto selettive, non chi cacano. Allora puntano sul OnlyFans, ma alla fine, se tu vedi foto nudo artistico di Ira Jespica, cosa ti cambi? Tu paghi, ne so, 50 euro, 25, 30 euro per vedere nudo artistico di Ira Jespica, non te l'hai visto che cazzo è realizzato? Tanto non te la trombi, perché trombarti Ira Jespica ci vorranno 10.000 euro in più in su, secondo me. Sicuramente. Poi parlavo, non è che si è ricordata al massimo, te carità, non ci sputo, non è una brutta donna, ma non ti sembra la base ottima, che tu puoi essere rifatta quando vuoi, ma se non c'è, sarebbe cesso di male. Però mai tutta siliconata, mai tutta milfona siliconata, quindi che ne parliamo. E poi sta ragazza Emi Buono, non so neanche chi cazzo è, ho sentito adesso questa notizia, che si è buttata, senza nulla, durante i festeggiamenti del Napoli, si è sentita stuprata, perché molti l'hanno toccata, gli ha baciato il culo, questo e quell'altro. Allora, premesso che era una festa di giustava mezzo milione di abitanti su quella piazza, tu ti butti nuda, ci capiterà il pervertito, capiterà il malato di medimento oppure il maiale. Non sono tutti uguali, non sono tutti uomini rispettosi, ma tu ti butti proprio con l'intenzione di fare proprio baldoria, tutta mezza nuda, e ci sta qualcuno che magari non tiene le mani a freno. La colpa è la tua, che cerchi la visibilità mostrando l'unica cosa che hai, ovvero il corpo. E io mettessi scuro con il genere femminile per questi due elementi, come dire, Jespica e Amibon, si dovrebbe mettersi vergogna. Questa addirittura parla di emancipazione lavorativa delle donne. Questo è mignottismo digitale del XX secolo, XXI secolo, quando cazzo si ha. Altro che emancipazione. Queste le donne sono morte annotate per che cosa? Per quelle donne in passato, per a questo? Che schifo. Poi siete contenti di questo tipo di donne, contenti voi, contenti tutti. Carità, io non giudico, perché anche l'uomo, sempre l'uomo, per esempio, non ha fatto queste storie. L'uomo, per esempio, l'8 marzo, quando c'è la festa della donna, si mette mezzo nudo, solo in mutande, tutto col fisicaccio, che giustamente se metto io, mi si in modo in faccia, mi sputo in faccia. Per esempio, si mettono i fisicacci, la palestra, le palestrate, tutti belli, ballano, fanno tutte le milfone. Sì, toccano il pisello, toccano le cosce, il pettorale. Cioè, a me l'uomo non mi sembra che dopo loro dicono che sono sentito stuprato. Anzi, ma se lo divertono pure, magari dopo la più carina di quelle milfe se trombano pure. Diciamo, la meno violenza che stava a mezzo. Però, anche se la meno violenza sicuramente non sarebbe trombata una questa, non arriva a questi livelli.
Che dirvi? Cioè, fate sempre queste lagne, poi lamentarselo, mi guarda, giustamente, tu sei stuprato, ma tu ti butti in mezzo a un branco di cannibali che stanno festeggiando, tutti drogati, ubriachi. No, ma è una ragazza carina, l'altra, mezza nuda, dice, che cazzo è? Oh, ho toccato tutte le euforie del festeggiamento. Non fa meno sto, pensa che tu hai fatto il tuo momento di visibilità, l'hai fatto. Per il tuo momento di visibilità. Poi stai zitta, muta. Per i vari parole mi dispiace, perché purtroppo oggi avere una donna come me, per esempio una donna, io sinceramente non riesco più ad averla perché non mi cacano, mi evitano. Però andare addirittura a pagare una donna per non tromballa significa raggiungere il degrado, proprio la dignità è calpestata totalmente. Che senso ha? Non ha senso. Che tu vedi le foto, magari un altro che tromba quella donna e tu fai le pippe, è finita la, cioè, che cosa, pagando tra l'altro. È gente che paga addirittura per parlare con queste dee scese in terra. Veramente siamo, cioè, poi per colpa di queste morti di figa, queste qua, queste laide, si chiamano essere delle dee scese in terra. Questo è il problema.